Allora, la scuola è sicuramente uno degli elementi che più hanno contribuito a creare il senso di appartenenza, o se vogliamo, di unità nazionale, insieme con altri naturalmente, soprattutto attraverso una serie di leggi che sono state fatte ancora prima dell'Unità d'Italia, penso alla legge Boncompagni, che è del 49, e alla legge del 48, e alla legge Casati, che è del 59, che poi sono state estese in tutta Italia, e leggi che hanno, la seconda in particolare, stabilito l'obbligo scolastico. In Italia quindi dobbiamo essere in qualche modo fieri del fatto che l'obbligo scolastico, sia pure poi non sempre rispettato, sia stato espresso per legge molto prima che non in Inghilterra e in Francia. In Inghilterra nel 1880 e in Francia nel 1882. In Italia nel 1859 per quanto riguarda il Piemonte, ma poi la legge nel 61 è stata immediatamente estesa a tutto il paese, insomma a tutto il Regno d'Italia. E la scuola in effetti, attraverso prima di tutto l'educazione linguistica, perché come primo obiettivo si è dato quello di fornire uno strumento comune ai vari stati, agli ex stati che parlavano lingue diverse, soprattutto parlavano dialetto. E attraverso l'identità linguistica lentamente si è costituita poi un sentimento di appartenenza a un'entità superiore che è lo Stato, che è la nazione di cui si fa parte, magari anche criticando certi suoi aspetti, certe sue caratteristiche, ma in cui comunque ci si sente coinvolti. Le generazioni raccontate nel libro Cuore sono generazioni di più di 100 anni fa, e in più di 100 anni pensiamo a quante cose sono cambiate intorno a noi, dall'industrializzazione alla meccanizzazione, all'avvento di nuovi strumenti di comunicazione come il cinema, la televisione, eccetera. Quindi è chiaro che la scuola non è più la stessa, e anche i rapporti all'interno della scuola non possono essere gli stessi. L'importante è che la funzionalità e il successo di questi rapporti rimangano pur nella variazione. Purtroppo oggi è un momento di crisi per la scuola, ma è anche un momento di crisi per altre istituzioni. Si tratterà di uno sforzo comune, perché io tendo ad essere ottimista in questo senso, di uno sforzo comune da parte della scuola, della società, dei mezzi di comunicazione, dei genitori, per restituire alla scuola la funzione educativa che negli ultimi tempi ha un pochino, non dimenticato, ma come si è un po' vanificata. Ecco. Ma io credo che si possa apprendere da tutti i mezzi, e cioè non bisogna demonizzare i mezzi nuovi, perché sarebbe assurdo. Però non ritenere che questi mezzi si possano sostituire totalmente a quelli che erano i mezzi tradizionali, e cioè la scuola. Anche perché nessuna forma di apprendimento può essere totalmente autodidatta, perché sennò è sbilanciata, è priva di struttura interna. E quindi un apprendimento che passa attraverso la scuola, se la scuola funziona, è un apprendimento strutturato, e quindi che distingue gerarchicamente le cose importanti da quelle che non lo sono, che distingue cronologicamente il passato dal presente, che sa porre le cose, le nozioni, gli avvenimenti in una prospettiva storica corretta. Mentre quello che avviene senza la mediazione di un esperto è sempre più soggetto a interpretazioni scorrette. Un'idea è quella di restituire un po' di fiducia alla scuola. Perché la fiducia è qualcosa che ha un andamento circolare, e cioè se qualcuno mi toglie fiducia, io mi sfiducio, e se io mi sfiducio, chi è di fronte a me perde ancora più fiducia in me. Quindi se la società restituisce un po' di fiducia alla scuola, dandole anche i mezzi, che sono anche mezzi economici, intendiamoci, la scuola riacquisterà fiducia in se stessa e si porrà di nuovo come uno dei grandi strumenti di trasformazione del paese, cosa che in questo momento non è. Ma viaggiare e studiare all'estero non sono certamente attività negative,
però io ritengo che ogni paese abbia una sua storia, abbia una sua caratteristica, abbia le sue connotazioni culturali, antropologiche, eccetera, e queste non vadano completamente smarrite e insieme omogeneizzate in un brodo generale, insomma. Imparare dagli altri, confrontarsi con gli altri, conoscere gli altri, tutto questo è indispensabile, soprattutto oggi, ma senza poi rinnegare quelle che sono le specificità. Sì, un grosso augurio, quello di progredire nel senso dell'appartenenza, cioè nel non sentirsi nemici in casa, nel progredire nel senso dell'accoglienza e nel senso soprattutto del rispetto delle leggi.